Ciao a tutti, io mi chiamo Sidney e benvenuti sul mio canale e sulla mia rubrica Russaliana, appunti russi dell'italiana, che è una specie di sequel di un blog che una volta esisteva e che per diversi motivi ho chiuso, ho smesso di tenere. Alcuni dei motivi ve li racconterò in questo video perché sono più o meno gli stessi motivi per i quali, dopo alcuni video relativamente popolari girati un bel po' di tempo fa su questo canale, tra cui uno in cui racconto una mia giornata a Mosca che ha ricevuto circa 12.000 visualizzazioni, che per me è stata una grande sorpresa, ho smesso di essere così costante, o meglio, ci ho proprio rinunciato a priori. Cercherò di riassumere i motivi della mia assenza degli ultimi tanti mesi su questo canale in questo video e anche cercherò di raccontarvi un pochino che aria tira adesso a Mosca per una che ci fa una vita piuttosto normale. Innanzitutto, tanto per cominciare, in questo momento io vivo in un quartiere dove si recluta. Ma si recluta proprio come se non ci fosse un domani. Non voglio molto dare nell'occhio perché sinceramente ho anche la mia famiglia a cui pensare, ma dietro di me, adesso io giro, sto passeggiando col passeggino, sto portando la mia bambina a spasso, dietro di me c'è questo edificio, vedete? Polizia, cose, reclutano, reclutano. Quando uscite dalla metropolitana qui, in questo quartiere, addirittura ci sono questi tipi con la tabella con gli stipendi, insomma, per le prestazioni dei soldati volontari. Boh, c'è la fila qui fuori perché ci sono persone che credono in questa guerra, o semplicemente ci sono persone che vogliono guadagnare facilmente i soldi che si guadagnano, e sono comunque tantissimi rispetto a quanto si guadagna in media in Russia. Quindi non sorprende che ci siano persone che con più o meno convinzione, anche con meno convinzione, decidano di andare a combattere per soldi. Seconda cosa, morto Navalny, mi rendo conto, sì, del fatto che non ci sia una reale opposizione in Russia e che quindi questa persona probabilmente sia stata fatta morire per toglierla di mezzo, ovviamente mi dispiace. Personalmente io non ero una fan di Navalny, penso che non sia obbligatorio esserlo per essere una brava persona. Posso essere una brava persona senza essere una fan di Navalny? E poi si pianificano le elezioni presidenziali, che a me sorprende sempre che si pianificano che si pianifichino qui le elezioni. E poi, tra l'altro, vi farò vedere in un altro video che stiamo pianificando. Mio marito esprimeva questa perplessità, diceva: ma questi, per le cose che raccontiamo, capiscono che siamo proprio putiniani. Raga, è difficilissimo. Innanzitutto, vivere in Russia è stato difficile per 12 anni, vivere in Russia e spiegarlo ai tuoi amici in Italia, molti amici dei quali sono scomparsi, che non capiscono che non stai facendo niente di male a vivere in un paese che ti ha dato tanto o ti dà tanto. Può fare che se vivi in Russia ci vivi perché qualcuno è venuto, ti ha fatto il lavaggio del cervello, non lo so, ti ha lobotomizzato. Ma voi, che pensate di aver capito tutto di una persona per il fatto che vive in un paese piuttosto che un altro, non vi sentite un po' lobotomizzati voi stessi? A me sorprende sempre questa storia delle elezioni, dicevo, perché poi farò ricerche, ma a quanto pare Peskov, che è il press secretary russo, ha detto proprio chiaramente in una conferenza stampa tempo fa che in Russia non c'è la democrazia, loro già sanno chi vincerà. Quindi io mi domando: ma tutti questi soldi per fare le elezioni, ma che ne fate a fare? Cioè, non fatele, no? È una presa per il culo, ma non è nemmeno una presa per il culo fatta bene, perché è una presa per il culo che tutti quanti sanno che è una presa per il culo. Cioè, in Russia non è un segreto che le elezioni siano una presa per il culo. Quindi perché farle? Questo è un mistero che cercherò di approfondire, non di svelare perché non ho questa presunzione,
in uno dei prossimi video. Che aria tira? Boh, tira l'aria, no, non lo so, non è che esco molto. Uno dei tanti motivi per cui sono mancata così tanto a lungo da questo canale, oltre al fatto che certo gli hater a me mi sommergono di cacca in una maniera incredibile, io mi sono sposata, c'è stata la mobilizzazione, ci siamo cacati sotto, siamo stati molto contenti che proprio in quel periodo stavamo pianificando il nostro matrimonio, non sia mai la guerra ci avesse separati. E poi siamo stati presi da tutte le cose che occupano una coppia appena sposata, tra le varie cose, uno dei motivi, dei vari motivi per cui abbiamo smesso di pubblicare è questa sensazione di non sapere cosa dire, perché anche se vivendo in Russia vuoi parlare di cose normali, di cose quotidiane, no? Come si festeggia la Maslenitsa, che cosa si mangia a Capodanno, ma come vivono, come vive la gente alla fine. Quando io tenevo questo blog Russaliana, il mio sogno, che è un sogno che io ritengo infranto, era di fare una cosa bella, che Enzo Biagi, in un suo libro della serie della geografia di Enzo Biagi, e questo libro si chiamava Russia perché parlava del suo viaggio in Unione Sovietica, lui aveva detto: mi piacerebbe una cosa modica all'impronta, mi piacerebbe che si potesse parlare della Russia come di un paese normale, o mi piacerebbe parlare della Russia come di un paese normale, o come si dice in russo, strana kak strana, non un paese al quale sono affibbiate un mare di etichette, ma semplicemente un paese qualunque, un paese in cui la gente si alza la mattina, va a lavorare, in cui ci si innamora, in cui si fa la spesa, in cui si pranza, si cena, si dorme, si va dal medico. Da questo punto di vista anche la Corea del Nord è un paese in cui si alza la mattina, si va a lavorare, si lavora, fa la spesa, si mangia, si dorme, si fa ginnastica, si fa male la sciatica. Siamo in un mondo sempre più radicalizzato, in cui perfino dove c'è la democrazia, di fatto, no? Se la parola giusta, statutaria, no? C'è scritto sulle costituzioni che c'è la democrazia, e quindi siccome c'è scritto, c'è, e magari non ci si ferma nemmeno tanto ad analizzare, non è un paese democratico, va bene, lo sappiamo tutti, ce l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto 30 volte, siamo fissati con questa cosa, non sai più se sia giusto raccontare la Russia, perché sembra che se tu vuoi raccontare l'una e l'altra campana, sembra che tu stia cercando di favorire l'altra campana, la campana sbagliata, sembra che tu stia cercando di favorire le ingiustizie, ti tiri addosso tutto quest'odio. A volte ti tiri anche addosso l'odio irragionevole di persone che ti dicono: tu ti dovresti vergognare. Perché? Perché vivo in Russia, mi devo vergognare. Oppure un'altra persona mi diceva che mi dovrei vergognare perché? Perché io ho partecipato a una specie di summer school in Crimea. E vabbè, io in Crimea in realtà ci sono stata anche un paio di volte per piacere, perché adesso degli amici lì, ci sono stata col couchsurfing la prima volta e vabbè, poi Crimea è un capitolo a parte, però mi dovrei vergognare di essere stata in Crimea. Allora facciamo vergognare al tipo di progetto Happiness di essere stato in Corea del Nord, perché no, tu finanzi il regime. Ma voi come fate a sapere come vive la gente lì, che cosa c'è lì, se non ci andate? Cioè, poi facciamo a lamentarci che loro da noi non prendono niente, come se tutto il buono venisse soltanto da noi e loro per vivere meglio dovessero prendere il buono da noi. Ma noi non li conosciamo, ragazzi, non li conosciamo. Uno dei motivi per cui io mi sono ritrovata a vivere in Russia è che io volevo sapere come vive la gente in questo paese, e sono diventata cittadina di questo paese. Sono cittadina russa oltre che cittadina italiana. Uno dei video che volevamo fare con mio marito e che non abbiamo fatto perché ci odiate era un video su come ho ottenuto la cittadinanza russa, perché l'ho ottenuta, e sì, però abbiamo pensato: se facciamo questo video in questo periodo passeremo come quelli che se la ridono e se ne sbattono delle morti della guerra in Ucraina. Ma io che colpa ne ho, ragazzi? Non è che io la mattina mi vado a prendere la tazzulella di caffè con Putin, con Navalny, con chi per esso sia. Sono cose che ho già detto e ridetto su quel blog che avevo, che poi ho chiuso. E che, cioè,
come si dice in inglese, till I'm black in the face, come si dice in napoletana, già fatta scuma a moc a dire queste cose. E quindi a un certo punto uno si stanca e si domanda: ma io questo canale devo continuare a tenerlo? Cioè, c'ha senso, ma che lo faccio a fare? Ma che ve ne frega a voi, no? Che ve ne frega? Tanto questa parte del mondo è brutta, è cattiva, non serve, no? Se questo video ti ha come minimo intrigato a guardare altri video su questo canale, accendi le notifiche, bla 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 bla, accendi le notifiche e metti mi piace e condividi questo video con un amico che odia la Russia e che pensa che chi vive in Russia dovrebbe vergognarsi. Ciao!